Da oggi Marotta diventa ufficialmente la città del mare d'inverno, la canzone scritta appunto a Marotta da Enrico Ruggeri 25 anni fa. Lorenzo Luzzi lo ha intervistato, vediamo. Il mare d'inverno è l'incontro tra la vita pubblica e la vita privata di ognuno di noi. E quindi da un lato insomma c'è lo stare assieme agli altri, che oggi è più WhatsApp, ma una volta voleva dire le compagnie, la discoteca. Ecco, quello è lo stare assieme. Poi ognuno di noi ha dei momenti di introspezione nei quali trova tutto vuoto perché vuole stare con se stesso. Enrico Ruggeri a Marotta ha trovato e trova ancora oggi quel luogo per staccare, e qui oggi la città lo ha ringraziato della sua fedeltà trentennale. Il mare d'inverno è tutto questo, insomma la voglia di quella malinconia struggente che si contrappone al grande casino estivo, e poi l'intuizione di considerare il mare in un'altra stagione, no? Perché la canzone italiana ha sempre visto il mare in quei due mesi, pinne, fucile, occhiali, eccetera. Mentre nella pittura, nel cinema, nella letteratura, Thomas Mann ci ha fatto una carriera sul mare d'inverno, quindi nelle altre arti il mare viene visto più interessante, più poetico d'inverno. Il giovane Ruggeri oggi potrebbe riscrivere una canzone come quella? Scriverebbe la stessa cosa, ma non avrebbe lo stesso successo. Il famoso mare mare qui non vi arriva a due minuti di canzone. Con le radio di oggi nessuno sarebbe arrivato neanche ad ascoltare mare qui non viene mai nessuno.